Allora, do adesso la parola a Tamara Caldaro, che ci parlerà di un aspetto particolare di questi pazienti, che non è prettamente chirurgico, ma è collaterale alla chirurgia, ma talvolta ci aiuta a risolvere molti problemi dove non può arrivare né la medicina né la chirurgia dall'altra parte. E come sapete, nella nostra organizzazione medico-chirurgica sono le prestazioni endoscopiche che fanno parte del comune denominatore del nostro gruppo, e il ruolo del chirurgo a fianco al gastroenterologo che esegue l'esame endoscopico è estremamente importante. Grazie Tamara. Buongiorno a tutti. Per iniziare, giusto per ricordare, avere un pochino dei quadri sia radiologici che anatomici di quelle che sono le problematiche che stiamo trattando, quindi quadri radiologici di una pseudostruzione intestinale cronica, che è l'alimentazione delle ansie, e quelle cause congenite di nonno che vengono a determinare poi una sindrome di intestino corto post-chirurgico. Questa è una review che ci permette di proprio introdurre questa comunicazione, in cui l'endoscopia delle POIC viene a un doppio aspetto, un aspetto di tipo diagnostico e di tipo terapeutico, così come sempre poi è per l'endoscopia. E rapidamente, solo per ricordare perché è importante fare diagnosi e utilizzare l'endoscopia in questi pazienti. In questo lavoro molto recente del 2018 sono stati studiati 56 pazienti con insufficienza intestinale, bambini, quindi in età pediatrica, e sono stati divisi in due gruppi: il gruppo 1 dei pazienti che non avevano particolari indicazioni di eseguire dei controlli endoscopici, il gruppo 2 invece pazienti che avevano un'indicazione a eseguire gastroscopie, ilioscopie, coloscopie, ma anche nel gruppo 1, quindi in quelli in cui l'esame endoscopico è stato effettuato esclusivamente per screening, sono state riscontrate tutta una serie di problematiche. Vedete che la gastroscopia del gruppo 1 risultava essere anomala, cioè trovava delle alterazioni nel 66% dei casi e la coloscopia nel 50% dei casi. Quindi l'esame endoscopico in questo gruppo di pazienti può essere utile anche in paziente con, tra virgolette, sintomi non specifici, perché spesso si possono ritrovare poi delle alterazioni, tra cui stenosi, ansie particolarmente dilatate, ulcere perianastomotiche, che possono modificare molto quello che è l'approccio poi terapeutico al paziente stesso. E ancora un ruolo diagnostico, solo per ricordare, questi pazienti spesso hanno un'alterata permeabilità intestinale che provoca tutta una serie di problemi, malassorbimento, diarrea, calo ponderale, e anche qui l'endoscopia e soprattutto le biopsie che l'endoscopia permette di fare con un'adeguata valutazione anatomopatologica, quindi istologica, permette di fare spesso diagnosi di gastroenteropatiosi nobile, e quindi di anche qui modificare quello che è l'approccio nutrizionale al paziente stesso, oltre che eventualmente introdurre anche una terapia steroidea. Queste sono le immagini che la dottoressa Franca Lanci ha rubato alla nostra anatomopatologa, che credo che sia in sala, la dottoressa Franca Lanci. Eccola. E entriamo invece proprio nella parte più importante della nostra relazione, che è l'endoscopia terapeutica. Io ho voluto sintetizzare in questi 5 punti: nutrizione, decompressione, emostasi, dilatazione, e poi qualcosa di nuovo che vi volevo presentare, che è l'endoscopic full thickness biopsy. Perché si parla di decompressione? Perché l'endoscopia può aiutare questi nostri pazienti. Vedete qui una pseudostruzione intestinale, vedete come si correla bene l'immagine clinica con quella radiologica. Perché è così anche, abbiamo ansia dilatata a questo digerente di un paziente invece con un intestino molto post-chirurgico? Perché comunque noi possiamo, tramite l'approccio endoscopico, inserire sonde che permettono, sì, in alcuni casi di nutrire come è nella PEG, nella gastrostomia, ma anche di decomprimere, quindi un'azione di venting, e questo è molto importante. Questa immagine l'ho voluta
ricordarci che questo tipo di dilatazioni sì ce l'abbiamo nelle POIC, ma quello sotto in realtà non è una POIC, è un ileo abbassato in un ischium, visto che abbiamo parlato anche di disordini della motilità, di tipo diverso dalla POIC, un ischium di tutto il colon. Vedete bene come queste dilatazioni si possono avere anche in questi altri tipi di pazienti, perché l'ileo spesso, non avendo la stessa propulsione del colon, una volta che viene abbassato può dare questo tipo di problematica. Torniamo quindi alla PEG. La PEG, sapete tutti, appunto, è una gastrostomia per via endoscopica, è una procedura discretamente semplice da eseguire, viene fatta ormai nella maggior parte di tutti i centri che hanno un servizio di endoscopia pediatrica. Ci sono ovviamente tutta una serie di piccole trick proprio da utilizzare, anche perché spesso in questi pazienti che hanno anche altre ansie dilatate, l'ansia si può interporre tra lo stomaco e la parete addominale e quindi andiamo a creare una fistola gastrocolica, quindi dobbiamo comunque mantenere una certa attenzione. Ho voluto qui mettere tutta la serie di presidi che sono a disposizione come sonda nativa e come presidio, vedete il basso profilo, che può essere posizionato successivamente e che ci permettono, sì, di, soprattutto in questi casi, di alimentare il paziente, di iniziare quindi un enteral feeding, ma nello stesso tempo anche di decomprimere lo stomaco. Quindi dobbiamo sempre ricordare ai genitori che una volta che hanno una sonda in sede, visto che stava necessario metterla, devono saperla utilizzare al 100% con la doppia funzione. In questo articolo, che è lo stesso che ha presentato questa mattina il professor De Giorgio, si andava proprio a studiare un altro aspetto, ossia l'importanza non solo della PEG, ma della J-PEG, quindi delle sonde gastro-regionali, in pazienti, in questo caso, con pseudostruzione intestinale colica. E cosa hanno sottolineato questi colleghi? Hanno sottolineato il fatto che i pazienti a cui era stata posizionata una sonda gastro-regionale per via endoscopica, quindi stiamo parlando non chirurgica, comunque, la sonda permetteva di migliorare lo stato clinico del paziente, vedete qui il primo diagramma, NOTASIM significa il numero di sintomi che hanno in un mese, vedete come decrementano nell'arco del tempo dal posizionamento, come aumenta il body mass index, come aumenta il livello serico di albumina. E si è anche fatto tutto uno studio per quanto riguarda la possibilità proprio di ridurre gas e fluidi all'interno delle ansie intestinali. Vedete che la situazione effettivamente con la JPEG riesce a essere ben controllata in questi soggetti. E questa appunto è la sonda gastro-regionale, vedete dal un unico orifizio che è quello gastrico, la sonda ha poi una apertura che va direttamente in stomaco e la punta invece della sonda stessa arriva, può arrivare oltre al trazio, esistono diverse ovviamente lunghezze che possono essere scelte in base all'età, ovviamente al peso corporeo del paziente, e quindi si può anche detendere oltre che alimentare per via gastrica o per via regionale. Come si mette una JPEG? È sicuramente questa una procedura molto più complessa. Il dottor D'Adoio penso che mi può dare atto che non è così semplice come una PEG, perché soprattutto nei pazienti più piccoli, perché i kit che noi andiamo a utilizzare non sono fatti a misura dell'età o del peso corporeo del paziente, sono standard e in questo caso bisogna ancorare la parete gastrica a quella addominale con questi aghi di AGHT e poi inserire una sorta di trocar che è un peel-away in cui poi si va a inserire la sonda e si può procedere anche per via endoscopica attraverso lo stomaco che si è andato a creare, quindi è molto al limite tra una procedura chirurgica e una procedura più endoscopica. E quindi nutriamo, decomprimiamo, la JPEG è comunque una gestione abbastanza semplice per i genitori e soprattutto la cosa buona è che qualora si dislochi, perché la dislocazione è una delle problematiche che può dare questa sonda, soprattutto nei pazienti se hanno dei disordini di motilità importanti con anche antiperistaltismo, può essere riposizionata anche a paziente non sedato, quindi questa è un'ottima cosa.
Qui solo per portarvi l'esempio di una nostra paziente con POIC che aveva una sonda gastrointestinale classica, ma avevamo utilizzato la sonda gastrointestinale poiché aveva anche una cefostomia dal basso andando su nel miglio terminale per comprimere in quell'occasione particolare delle anse ileali particolarmente dilatate, quindi ne hanno visto due. Altrettanto sempre si può decomprimere facendo una cefostomia endoscopica, la tecnica è molto simile a quella della JPEG, è una procedura, in questo caso bisogna stare attenti soprattutto al fatto che spesso sono pazienti post-chirurgici e possiamo avere appunto anse interposte o delle sindrome aderenziali che non permettono diciamo l'adeguata visualizzazione, l'adeguato diciamo posizionamento dell'ansa che deve essere in più deve essere inserita la sonda direttamente al di sotto della parete addominale anche insufflando molto l'ansa stessa. Questa è una cefostomia cioè, appunto messa per via endoscopica. Altro problema a cui questo è molto sentito da tutti noi nel nostro ospedale perché ogni tanto ritroviamo questi pazienti sono le ulcere perianastomotiche. Diciamo che spesso questi bambini possono avere degli stati di anemia cronica acuta, è più facile porre indicazione al trattamento poi e al controllo endoscopico, ma spesso possono avere dei stati di anemia cronica che possono dipendere in realtà da moltissimi fattori, la maggior parte delle volte sono due da malassorbimento, ma non dobbiamo scordarci che spesso questi potrebbero in realtà essere dovuti alla presenza appunto di queste ulcerazioni. Vedete l'incidenza è molto variabile, le casistiche che si trovano in letteratura sono veramente di una quantità minima di pazienti, sono più frequenti le ulcere perianastomotiche soprattutto a livello delle anastomosi ileocoliche per tutta una serie di problemi, perché manca la valvola, c'è un brutto batterio, sono spesso c'è proprio un'alterazione del microcircolo periferico e tutti questi fattori insieme appunto predispongono alla formazione di questo tipo di situazioni patologiche. Come possiamo studiarli? Sicuramente con la gastroscopia, con la coloscopia, con l'ilioscopia, quindi e non è facile fare a volte gli esami in questi intestini, poiché spesso non si riesce a progredire tranquillamente con lo strumento come intestino vergine, e possiamo utilizzare anche la videocapsula, ovviamente per vedere la parte del piccolo intestino più o meno lungo che sia. L'unico problema, come vedete in questo paziente, è che si può impattare, soprattutto se stiamo se ci sono delle anastomosi chirurgiche che, che hanno creato delle stenosi. Quindi qui, in questo caso in particolare, poi abbiamo rimosso tramite l'endoscopia stesso la videocapsula che si era impattata. Come possono essere utilizzate? Sicuramente è importante a utilizzare la terapia medica, quindi la terapia marziale, la colestiramina, tutta terapia antinfiammatoria, mesalazina, budesonide, però anche per via endoscopica si possono trattare queste ulcere, abbiamo diverse tecniche da poter utilizzare, tra cui quelle il posizionamento, l'applicazione di sostanze ad azione emostatica, il trattamento termico mediante la plasma coagulation o se c'è un vaso che perde utilizzare delle clips endoscopiche. Si può arrivare anche alla terapia chirurgica. Tra le diverse sostanze che possiamo applicare con un'azione emostatica abbiamo l'endoclot che è un derivato dell'amido, c'è proprio un piccolo diciamo device che permette di spruzzare sulla lesione ulcerativa che dovrebbe essere sanguinante affinché questa sostanza sia efficace direttamente sull'ulcera, altrimenti possiamo utilizzare il gel piastrinico che è appunto una sostanza derivante da un concentrato piastrinico con trombina umana e calcio che ha un'azione anche neoangiogenetica e che stimola la riparazione tissutale per tutti l'insieme di fattori di crescita che sono contenuti negli aggregati piastrinici stessi. Il Purastat, che invece è una sintesi di aminoacidi che crea contatto con il sangue, una sorta di rivestimento tridimensionale che resta in sito per circa 30 giorni e quindi favorisce ulteriormente la rigenerazione cellulare. O altrimenti l'argon plasma coagulation, anche qui
per superfici sanguinanti, per ulcerazioni più o meno ampie, che ha un'azione proprio da cauterizzare, o altrimenti appunto se c'è un vaso visibile applichiamo una clip e cerchiamo quindi di bloccare, fare un'emostasi a questo punto meccanica. Per la terapia chirurgica è utile, potrebbe essere utile, ma quando? Le indicazioni sono molto ristrette, solo per un'anemia refrattaria alla terapia marziale o non rispondente alle altre terapie che abbiamo precedentemente detto, o quando c'è un sanguinamento intrattabile. Questo perché? Perché il rischio di recidiva è molto alto. E in questo lavoro, dove ci sono 6 pazienti che sono stati studiati in quanto presentavano delle ulcere perianastomotiche, vedete che 4 su 5 pazienti hanno fatto l'intervento chirurgico, 5 su 6 pazienti hanno fatto l'intervento e 4 hanno recidivato, quindi hanno avuto una nuova ulcerazione della nuova anastomosi. Altro dato, l'endoscopia può trovare, riscontrare stenosi dell'anastomosi, quello che dicevamo prima. Le stenosi dell'anastomosi possono creare delle dilatazioni a monte e quindi favorire stasi e pullulazione e traslocazione batterica, e mediante le dilatazioni idrostatiche possiamo migliorare questa situazione. Spesso le stenosi sono anche causa, proprio per l'overgrowth batterico, di formazione di ulcere perianastomotiche. È per questo è un lavoro del nostro ospedale, proprio recente, in cui in 8 pazienti abbiamo trovato ulcere perianastomotiche tra quelli che fanno parte appunto dei pazienti del nostro ospedale che vengono studiati, e in 2 casi la dilatazione idrostatica ha permesso la riduzione e la risoluzione delle ulcere perianastomotiche facendo adeguata terapia medica ovviamente associata, e raggiungendo quindi un miglioramento clinico e anche dello stato marziale del paziente. In maniera molto rapida, La possibilità di fare delle biopsie a tutto spessore mediante per via endoscopica, si arriva anche alla sierosa. Io so che l'ottessa Franca Arancia sarebbe contentissima se noi gli dessimo questo tipo di biopsie. La full thickness, che viene utilizzata nell'adulto per togliere delle lesioni intestinali, ci sono dei limiti per l'età pediatrica in parte dovuti alla grandezza dell'endoscopio, ma relativamente, ovviamente se parliamo di neonato un conto, ma se parliamo dei bambini più grandi è un altro, quindi speriamo presto di poter utilizzare questa metodica, perché in realtà è del tutto fattibile per fare biopsia a tutto spessore quando necessario in questi pazienti. Questo è il nostro gruppo, siamo in tanti, medici, chirurghi insieme, lavoriamo insieme e grazie a tutti. Grazie per le parole. Marco Spada, facciamo dopo le domande, facciamo un intervento prima di Marco Spada.